E adesso abbiamo con noi nel nostro spazio dedicato all'ospite il direttore artistico del Piacenza Jazz Fest, Gianni Azzali. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. È sempre un piacere parlare con te di musica e adesso è un piacere parlare di questo grandissimo appuntamento, un'eccellenza per Piacenza che partirà proprio domenica 24 febbraio. Come si parte, Gianni? Ma si parte alla grande per la 16ª volta con questo trio eccezionale che fa capo a uno dei chitarristi che ha fatto e sta facendo la storia della musica jazz, che è Bill Frisell. È un trio particolare perché si basa su rivisitazioni di brani anche pop, sentiremo delle versioni dei Beatles, e blues, un po' di country, veramente un misto molto molto interessante, sempre sotto questo linguaggio jazz che è un po' della sua matrice. Con lui c'è Tony Scherr al contrabbasso e basso elettrico e Kenny Wilson alla batteria. È un trio veramente, come dire, affascinante, passatemi questo termine. Tra l'altro c'è questa contaminazione, no, che dicevi, anche con la musica pop, ma anche con classici del jazz. Sì, assolutamente. È quello che viene fuori è un distillato della sua storia. Lui non è giovanissimo, ma ancora molto in forma, 65 anni. Di fatto, ripeto, è una delle voci più originali che oggi si possa trovare nel panorama di musica moderna, insomma, più che jazz, io lo definirei a questo punto di musica del nostro secolo. Tra l'altro la sera prima al Milestone sarà la possibilità di conoscere meglio questo artista perché alle 21.30 sarà proiettato a ingresso libero un documentario film sottotitolato in italiano appositamente per il Piacenza Jazz Fest che si chiama appunto Bill Frisell e Portrait, cioè il ritratto di Bill Frisell. E invece il concerto sarà domenica, come dicevi prima, alle rotative alle ore di 8, perché questo ci teniamo a dirlo perché solitamente facciamo concerti alle 21.15, ma essendo domenica pomeriggio le 18 ci è sembrato un orario opportuno. E beh, insomma, si abbraccia un grande pubblico con questo orario, come poi anche un po' quello che ci hai spiegato, no? di questo grande artista che si esibirà a Piacenza. Sempre parlando di Piacenza Jazz Fest, ci sono anche tanti appuntamenti collaterali interessanti, abbiamo sentito anche dell'anteprima, poi la prossima settimana, a metà settimana c'è un altro appuntamento. Sì, Matt Kilpin inizierà questa rassegna collaterale che ormai è con la quinta edizione, che si chiama Piacenza suona jazz, che coinvolge 7 locali e circoli di Piacenza e provincia, che sono locali che fanno suonare musica dal vivo tutto l'anno e che quindi vogliamo in qualche modo premiare insieme a loro, perché poi è un'organizzazione fatta in collaborazione con i gestori, e quindi fare questo percorso itinerante all'interno di questi 7 locali. Comincerà l'Irish Pub di via San Siro mercoledì 28, se non vado errato, con Mattia Chiappin, che è un trombettista, diciamo, piemontese, ormai trapiantato a Piacenza, e con un quintetto e la presentazione di un disco originale veramente molto molto valido. Insomma, tanta carne al fuoco per questa festa della musica dal vivo che si ripete veramente. Continuerà fino al 7 aprile, quindi gli eventi sono tantissimi. È possibile vederli tutti sul sito dedicato che è www.piacenzajazzfest.it e comunque in città si trovano i cartelloni, il programma, le brochure, le cartoline, un po' di informazioni. Insomma, tante info che trovate anche sul nostro quotidiano online piacenza24.com, esatto. Anche su come fare per acquistare i biglietti e tutto il resto. Un grande evento che continueremo a seguire fino a primavera. Grazie Gianni per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi, buona giornata. Questa è Radio Sound, il ritmo di Piacenza, il ritmo che piace, Radio Sound.